Ciao, sono Giovanni, benvenuto e bentornato al mio canale. In questo video in cui ti porto la recensione di una serratura smart, la WeLock, in questo caso il modello Touch BL61, Touchable 61. WeLock mi ha contattato dicendo: guarda che se vuoi ti mando una serratura da recensire nel tuo canale perché ci piace come spieghi le cose. E io ho detto: guardate, sì, certo, per me va bene, il problema è che gli ho mandato le fotografie delle mie porte e nessuna porta era compatibile con questa serratura. Mi ha detto: non importa, te la mandiamo lo stesso, basta che fai vedere come funziona. E vabbè, io sono qua. Questa è la scatola con la quale vi arriverà la serratura a casa. Ovviamente qua c'è scritto: attenzione di non rivendere, controllare che sia in buone condizioni e non danneggiato. Beh, anche ovviamente se uno l'ha già utilizzato ci sarà magari la possibilità di tenere in memoria il codice di funzionamento. Comunque, vediamo subito cos'è contenuto all'interno della confezione. Qui abbiamo se riesco a prenderlo, il manualino di istruzioni. Qui c'è la serratura compatibile con il cilindro europeo, composta da tre pezzi, e dopo li vediamo. E qui c'è un set di accessori e un cacciavite particolare per l'installazione. Nient'altro, la confezione è vuota. Vediamo appunto da vicino il cilindretto, che è fatto tra l'altro in acciaio 304, se non ricordo male, sì. Come dicevamo, questo si adatta a quasi tutte quante le porte col cilindro europeo ed è anche regolabile perché c'è la possibilità di poterlo regolare da un minimo di porte spesse 3 cm fino a un massimo di spessore di 7 cm. In questo caso la serratura si installa da questa parte di qua, mentre di qui abbiamo la maniglia. Questa è quella che sta all'esterno e che permetterà perciò di bloccare la porta con le impronte digitali o con l'applicazione o eventualmente anche con le chiavi RFID. Che cosa sono? Sono questi tre praticamente tesserine, un po' come quelle che si usano adesso per entrare nelle palestre, che servono appunto una volta programmate per sbloccare in questo caso il dispositivo, e perciò basterà consegnare a chi volete far entrare in casa una di queste chiavette e potrà aprire la serratura di casa vostra. E la serratura, tra l'altro, ha la possibilità anche di poter memorizzare fino a 20 impronte. Tre saranno le impronte amministratore, cioè quelle che potranno poi gestire in toto la funzionalità della chiavetta, e le altre 17 sono di guest, di persone guest. Questo è un mini cacciavite che servirà per fare la configurazione, questo è un cilindretto per adattarla, e poi ci sono una serie di viti e di brugolette che poi vedremo in seguito. Adesso qui c'è tra l'altro anche un QR code che servirà da scansione per utilizzarlo con la app per entrare nella serratura e poter gestirla volendo anche da remoto, però per farla funzionare da remoto e renderla compatibile con l'assistente vocale di Alexa e di Google si necessita di dover installare e comprare perciò anche il loro Wi-Fi box, che permetterà di fare il gateway, perciò di fare una rete wifi specifica per queste serrature. Ne puoi gestire fino a 8 e farà anche da gateway Bluetooth. Vi lascio ovviamente il link qui sopra in descrizione se volete anche interfacciarlo con questo sistema qua, appunto per espandere le funzionalità. Ma la serratura così com'è funziona anche stand alone senza bisogno del box. In questo caso è limitato soltanto al funzionamento delle impronte digitali o con le chiavette RFID. Allora, vi faccio vedere cos'è contenuto all'interno del manuale, in questo caso appunto catalog, appunto in italiano. L'applicazione di questa serratura, appunto come dicevamo, va da uno spessore di porta da minimo di 3 a un massimo di 7 cm, e la distanza della serratura dal bordo della porta deve essere, cioè, minimo 40 mm e può essere maggiore, così come poi il cilindretto deve essere largo 17 mm e alto 33, perché appunto deve entrare nella fessura della porta. L'installazione è pressoché abbastanza semplice, teoricamente questo si dovrebbe aprire. Questa è una gommina di protezione. Qui c'è una vitina che adesso in questo caso non è montata, si sfila il portabatterie, eccolo qua. In questo caso qui c'è solamente un coperchietto e andranno messe 3 batterie mini stilo, perciò le tripla A. Le batterie, tra l'altro, se le mettete alcaline, dureranno da 10 a 12 mesi, perciò hanno comunque un utilizzo parecchio elevato. E tra l'altro non c'è nessun problema anche in caso si dovessero esaurire, perché c'è la funzione di apertura di backup con un
Ecco qui, ha fatto il beep, perciò motor error, ok, normale. Stavo dicendo, c'è la possibilità di fare con questa porta USB-C, che non è una porta di ricarica ma è una porta di backup, per poter tramite l'app alimentare la serratura con un power bank e praticamente poter sbloccare la porta. Con questo piccolo cacciavite blocchiamo anche le batterie e voilà, non occorre stringere alla morte, e qua richiudiamo. Tra l'altro la serratura può stare all'esterno perché è dichiarata IP6, perciò potrà stare tranquillamente anche sotto l'acqua, non ha nessun fastidio. E già qui abbiamo fatto un errore. Allora, riapriamo tutto. Prima di richiudere le batterie sulla maniglia, bisogna installare la maniglia nel cilindretto. Allora, la parte quella corretta dove va installata è quella con la filettatura, perciò si installa in questa maniera e dovrà corrispondere il buco passante della vitina con quello che è presente nella barra filettata. Per poter chiudere poi è presente questa chiave che si avviterà in senso anti-orario. Ci sarà poi la possibilità, visto che è anche graduata, di poter regolare la distanza dalla porta in base al proprio lucchetto, e questo servirà per regolare la maniglia. Si fa sia per la maniglia interna che in questo caso per la maniglia esterna, perché anche qui abbiamo delle regolazioni. Si vede che questi sono dei forellini che servono per chiudere il prigioniero e questa brugoletta, e per settare perciò la distanza della maniglia in base proprio allo spessore della porta. Una volta inserita la serratura esterna, bisognerà questa piccola anima in metallo farla coincidere con il buco che è presente nella barra filettata. Prima ci sono riuscito, adesso ovviamente diventa un po' più difficile farlo, ma lo facciamo lo stesso. Eccolo qua. E sentite il click. A questo punto abbiamo allineato le due vitine una sull'altra e possiamo chiudere il tutto con questa micro vitina. Servirà per attivare e rendere appunto attiva la serratura. Senza questa vitina, senza questo collegamento, la serratura non risponderà ai comandi. Possiamo adesso a questo punto reinstallare la scatolina con le batterie. E voilà, e ovviamente come sempre, come dicevo prima, abbiamo la possibilità di poter chiudere con il cacciavite il vano batteria. Il tutto è abbastanza semplice e intuitivo, basta comunque leggere le istruzioni. Ok, e voilà, infatti adesso che l'abbiamo stretta correttamente, abbiamo collegato la serratura, non mi ha dato più errore, mentre prima, se non facevo questa operazione, continuava il display a darmi un errore. A questo punto dall'esterno infilerò la mia serratura nella mia porta dopo aver rimosso quella originale, e poi ci installerò la maniglietta interna che servirà solamente per aprire e per chiudere il cilindretto, e come abbiamo detto prima è regolabile perché dopo abbiamo il prigioniero per fissarla, per bloccarla internamente, e l'installazione praticamente è finita. Questo tra l'altro è un ulteriore accessorio per estendere, credo, vediamo, sì, esatto, la maniglia esterna, perciò addirittura c'è la possibilità di poter aumentare, e per poterlo fare bisogna poi avvitare questa vitina. Posso allungare ulteriormente il cilindretto, ve lo faccio vedere, si può veramente adattare a tutti i tipi di porta senza nessunissimo problema. Ok, ottimo, e qui abbiamo la possibilità di inserire adesso questa serratura. Vedete, faccio un esempio adesso. E voilà, e ho montato la serratura, è pronta per essere installata ed è già praticamente funzionante. Bene, come avete visto ci vogliono praticamente 5 minuti e non occorre chiamare nessun tecnico perché è molto facile e molto fai da te. Una volta preparata la serratura e perciò una volta collegata il conduttore di impronte che sta all'esterno e il manopolino all'interno, ci accorgeremo che, facendo finta che questa sia montata sulla porta, quello interno è completamente indipendente, perciò potrà chiudere e aprire il blocco della porta, mentre ovviamente quello esterno sarà completamente libero. Adesso l'operazione da fare per settare la lingua in realtà è quella di premere con la clip il tastino di reset, qui questo qui giallo, però appunto in questo caso la lingua è soltanto inglese, tedesco o cinese, e perciò l'ho lasciato in inglese. E l'operazione che bisogna fare adesso è quella di inserire le impronte digitali degli amministratori. Possono essere fino a 3 amministratori, che saranno quelli poi che potranno con la loro impronta aggiungere nuovi utenti, cancellare nuovi utenti e aggiungere nuove card, e poi cancellare le eventuali card. Semplicemente basterà tenere premuto il tasto set per 5 secondi, io l'ho già messa la mia impronta, dopo aver tenuto premuto il tasto set per 5 secondi,
aggiungere fingerprint dell'amministratore, me lo chiederà di 3 volte e ha aggiunto l'amministratore 1, perciò abbiamo le impronte del primo amministratore. A questo punto qui non tocchiamo niente se non dobbiamo aggiungere altri amministratori, e lui praticamente mi dice che non ha trovato nessuna impronta di amministratore e si spegnerà. A questo punto, per sbloccare la serratura, basta premere il tastino set, mi chiederà di mettere l'impronta e mi ha trovato come apertura dell'amministratore 1, e come vedete adesso la chiave è completamente può completamente ruotare ed è completamente libera. E in questo caso si è ribloccata dopo 8 secondi, perché c'è la possibilità poi di impostare anche il tempo di blocco in automatico. Di default è impostato su 10 secondi, si può fare da un minimo di 5 fino a un massimo di 14, e in questo caso bisogna tenere premuto il tasto set serve per 5 secondi, sbloccare con l'impronta amministratore e premere il tasto 11 volte finché poi vado sul tempo di sblocco e lì posso modificarlo. Si può anche disattivare e attivare il Bluetooth, e così come si possono anche aggiungere fino a 20 card RFID card, sono card che lavorano, se non ricordo male, a una determinata frequenza, 13,56 MHz, perciò poi basterà comprare quelle sue. Voglio provare a vedere come funziona con la app. Allora, in questo caso scarichiamo la app WeLock dal Play Store. Ovviamente bisogna creare un account, non siamo in Germania ma siamo in Italia. Mettiamo il numero telefonico, sono d'accordo, ok. Dovrebbe arrivare un codice di sicurezza nel numero che abbiamo inserito. Password, aggiungiamo la serratura, aggiungi serratura, mi chiede di fare la scansione del QR code. Il ID blocco del modello si trova sulla confezione, che è scritto qua sotto, eccolo qua, questo è l'ID di blocco. Ok, teoricamente dovremmo averla inserita. Perfetto, mi chiede di far consentire l'utilizzo all'app del Bluetooth, ovviamente, perché adesso la serratura funzionerà con il Bluetooth. Ecco qua. E qui abbiamo la nostra serratura, abbiamo gli utenti generali che siamo noi, abbiamo la possibilità di aggiungere delle carte e dare anche tra l'altro un periodo di validità o anche in qualsiasi momento. Ok, inquadro una card. Ok, perfetto, adesso abbiamo aggiunto una card, qui è comparso indicazione una scritta che è stata aggiunta una card. Se io la avvicino, premo il tastino e la card ha aperto la serratura. Veramente una figata, e ovviamente se ne possono accoppiare fino a 20. Posso eventualmente poi eliminare le carte, cancellare anche le impronte digitali. Qui posso vedere la cronologia, scaricare il disco, non ho idea di cosa sia scaricare il disco. Si può sincronizzare e qui posso ripristinare tutto alle impostazioni di fabbrica, vabbè, nulla di particolare. Qui volendo posso, se sono in vicinanza con il Bluetooth, aprire la serratura e voilà, si è aperta, perciò si può fare anche via Bluetooth con il cellulare se sono vicino. Qui invece c'è la possibilità di farlo con la porta USB se per caso, come vi ho detto, la batteria non funziona più e si è completamente scaricata, anche se comunque la serratura manda un avviso molto molto prima dello scaricamento della batteria. Perciò, andando in questa modalità e collegando un power bank sulla porticina USB-C che c'è qua davanti, avrò la possibilità di poter aprire anche la serratura in caso di batteria scarica. Qui c'è ovviamente tutto quanto il messaggio dell'apertura aperta dallo switch con la data e con l'orario, così posso andarmi a vedere tutte le aperture e tutte le chiusure della serratura. Devo dire che è abbastanza semplice, abbastanza intuitivo, se ne possono impostare quante se ne vogliono. Ovviamente questo funziona soltanto in prossimità della serratura, perché in questo caso stiamo usando il Bluetooth. La serratura è anche wifi, ma per poterla farla funzionare in wifi, e perciò l'app funziona anche quando io sono fuori dalla casa, cioè fuori dalla portata del Bluetooth, devo comprare il wifi box, che costa altri 99 euro, con il vantaggio che però ne posso collegare molte serrature, perché fa anche da Bluetooth gateway e posso controllarle tutte da remoto. Molto comodo se magari uno ha un bed and breakfast o delle case in affitto e le vuole praticamente controllare anche quando non è a casa. Qui ho ovviamente il mio elenco delle serrature, posso dargli ovviamente un nome, in questo caso gli mettiamo appunto prova. Ok, vediamo se c'è un aggiornamento software e firmware, anche che è anche molto comodo da fare. No,
E qui ho tutto anche l'elenco della cronologia di tutte le volte che è stata aperta. È molto comodo perché c'è anche l'icona che ci fa capire che è stata aperta con l'impronta, in questo caso l'ID1 che è amministratore, con anche la card ID1. Perciò poi posso verificare tutte le volte che viene aperta appunto la serratura e da chi è stata aperta. Devo dire che molto molto comodo. Qui c'è il link anche per il wifi box nel caso in cui ci fosse, ma in questo caso il wifi box non c'è. Una volta collegato anche con il wifi box, tra l'altro è possibile associare anche le aperture delle serrature con Amazon Alexa e con Google, anche se qua mi dice che l'assistente arriverà di Google arriverà un po' più avanti, che per il momento non è ancora contemplato. Bene, mi sembra di avervi detto tutto su questa serratura smart. Vi dico anche che WeLock fa anche la serratura con il codice, col tastino numerico qui sopra al posto del fingerprint, perciò con la possibilità di inserire un codice PIN. È sempre impostabile tramite app e c'è la possibilità perciò di modificarlo e di rimuoverlo a piacimento. Funziona sempre via Bluetooth o sempre via WiFi nel caso in cui ci fosse eventualmente anche il gateway. Vi lascio il link per l'acquisto di questa serratura sia dal sito di WeLock, e in questo momento se la comprate dal sito c'è anche una promozione con un ulteriore sconto, che anche sul sito di Amazon. In questo caso, così avete, se avete Prime, avete la possibilità eventualmente, se non vi trovate o se la serratura non è compatibile con la vostra porta, avete la possibilità di fare il reso gratuito. A tal proposito vi invito anche a iscrivervi al mio canale Offerte GPPSB, che è un canale di offerte Telegram direttamente da Amazon, una selezione delle migliori offerte. Inserirò anche nella ricerca le serrature di WeLock, così in caso di promozioni particolari le troverete anche nel canale Telegram. Vi invito di fare anche l'iscrizione al canale Sconti Sartoriali, che invece è un canale Telegram, ed esiste anche la versione ovviamente per chi non ha Telegram su WhatsApp, per gli sconti sull'abbigliamento offerto da sempre da Amazon. Se avete domande in merito a questa serratura, lasciatemela pure sotto nella sezione commenti. Io di solito rispondo sempre a tutti, ovviamente nel limite delle mie capacità e possibilità. Appena trovo una porta compatibile cercherò di installarla, così ve la porto e ve la faccio vedere montata. Un saluto Giovanni, un forte abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!